Ci sono cose che andrebbero evitate. In una città che ha una sua lenta e misurata storia, in cui tutto è in ordine, come le cose sono in ordine in Alto Adige, quando uno vede un edificio distrutto, pensa ai bombardamenti, pensa al terremoto. Cioè, l'evocazione dell'abbattimento di un edificio che ha 100 anni, al di là della sua importanza storica e per la memoria della città, è il segno di una storia che continua, e continua in una dimensione di pace, di misura. Quando tu vedi la distruzione, guardate quelle foto, sei tornato in guerra. A Dobbiaco si è in guerra, a Dobbiaco c'è il terremoto. Questa è la cosa intollerabile, cioè l'idea di vedere una situazione che è totalmente estranea all'andamento pigro, lento delle giornate. Soltanto a Dobbiaco siete in guerra. Questo dovete al vostro sindaco, il quale se ne deve andare, si deve dimettere. Non può rimanere lì un distruttore della storia e della memoria. Ma non perché io non so neanche chi sia, visto che assomiglia, sorride come Renzi e fa pietà come Renzi, ma l'idea di rendere improvvisamente una bella città, una città amena, un luogo di guerra e un luogo di terremoto, vuol dire morte, disgrazia, è qualcosa di terribile. Si vergogni questo sindaco, si vergogni di aver fatto qualcosa contro il mondo e contro la pace. È un terrorista uno che si comporta in quel modo.